il Natale più splendente con la pigna orientaleggiante. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Felice Immacolata Concezione a tutti! Entriamo ufficialmente nel periodo del Santo Natale. Da adesso non avrete più scuse, dovrete fare tutte le decorazioni che vi propongo su Arte per Te. E per l'Immacolata ho scelto una decorazione che fosse, secondo me, più a tema Natale. Perché noi a Natale usiamo le pigne, l'abete, la neve, ma Gesù bambino non è nato con la neve, non è nato con le pigne, ma è nato coccolato dal fascino dell'Oriente, dai re magi che venivano da lontano con tanti doni in mano. Ora Ombretta, per favore, smetti di parlare in rima. E quindi, prima di cominciare, vi ricordo che vi aspetto sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori e una K. I link li trovate qua sotto e vi si stanno aprendo qui man mano che parlo. Vi ricordo che se vorrete potrete supportare Arte per Te tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale, e qui vi metto il link del video in cui vi spiego questa novità, che ormai non è più una novità. Poi che cosa vi devo ricordare? Che vi aspetto tutti su Instagram, correte numerosi anche su Instagram per seguire Arte per Te e Ombretta soprattutto tramite i miei scatti. E adesso basta parlare e la decorazione orientale andiamo a fare. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra sfera con le pigne. Allora, innanzitutto ci occorre una pistola di percolla a caldo e relativa stecca. Dopodiché ci occorreranno naturalmente le pigne, ma non le pigne intere, bensì le squamette delle pigne. Gli sporofilli si chiamano, non lo ricordo già più. Allora, questi qui che io ricavo dalle pigne una volta essiccate. E allora raccogliete una bustina di squamette a seconda, la quantità variabile a seconda di quante palline vogliate fare. La pallina di polistirolo, la mia è un 8 cm di diametro, ma potete prendere qualunque diametro. Un pennellino è della gomma lacca, io la gomma lacca, ma voi potete usare semplicemente al posto di questi due materiali una qualunque vernice spray lucida. E poi un pezzo di spago, dello spago naturale, e degli elementi per abbellimento. Io qua bacche di ginepro che compro nel reparto spezie di qualunque supermercato, ho dell'anice stellato e della cannella, oppure ho queste sorte di bacche naturali che ho comprato all'IKEA, così tutto lo scatolino, non so ancora quale userò. Iniziamo subito. Come prima cosa prendo il mio laccetto e fisso con un punto di colla a caldo. Non utilizzerò la colla acetovinilica perché la colla acetovinilica fa sciogliere il polistirolo, quindi per questo lavoro non è adatta, a meno che non usiate una pallina di plastica dura. Prendiamo le nostre squamette e rendiamole abbastanza corte, così. Lo possiamo fare con un bel paio di forbici robuste. Io sistemo meglio anche gli angoli e comincio a posizionare la prima squametta. Quindi metto in fondo alla pallina e metto la prima da una parte, poi ne metto un'altra dall'altra parte, così, e le sistemo a croce. Adesso continuo a inserire le squamette andando a sovrapporre le squamette successive sugli spazi lasciati tra una squametta e l'altra del giro precedente. Quindi qui, qui, qui e qui. Man mano che mettete le squamette, eliminate i fili residui. Thank you.
Andando avanti con la compilazione della sfera, vi accorgerete che lei naturalmente si discosterà dalla pallina, perché naturalmente l'andamento della pigna è diverso da un cerchio perfetto. Cercate comunque di assecondare il verso tondeggiando, quindi cercando di chiudere le squamette adesso verso l'alto, e mi raccomando, mettete sempre una squametta in mezzo alle due precedenti. Chiusa la parte superiore, continuiamo ad abbellire. Io adesso farò un giro di queste bacche di legno tutto attorno qui al gancetto, a creare proprio un giro tondo di questi fiorellini. Faccio prima a farvi vedere che a parlare. E poi qui giù, tra una bacca e un'altra, ne metterò una più piccolina, perché queste bacche sono di varie misure, quindi ne vado prendendo alcune più piccole, non badate ai filamenti della colla a caldo. Quindi sotto le bacche grosse andrò a inserire quelle piccoline. Punto di colla e inserisco. E voilà! Il fioccone è fatto anche sopra, è proprio un gingillo. Aggiunte un po' di bacche nella parte superiore, metto una bacca più grossa sulla parte inferiore a chiudere il lavoro. Attorno a tutto il giro del fiocco metto le palline di bacche di ginepro a rifinire il tutto. E adesso, sempre con le bacche di ginepro, guarnisco le varie sezioni della mia sfera. Io la chiamo sfera, ragazzi, lo so che non è a forma sferica, però capiamoci, sfera di decorazione, ecco, decorazione di Natale. Quindi qui dove ci sono gli interstizi tra una bacca e un'altra metto un punto di colla e infilo una bacca di ginepro. Voilà, tolgo la colla a caldo, metto un punto di colla e inserisco una bacca di ginepro. E poi sotto ognuno dei dentini, diciamo così, delle squame delle pigne, metterò una bacca. Ok, messe pazientemente tutte le bacche di ginepro, adesso ripuliamo la nostra decorazione da tutti i fili di colla a caldo. Il prossimo passo è la lucidatura, che io darò con gomma lacca decerata. Voi invece, se desiderate, potete anche farlo con una qualunque vernice ben lucida. Io preferisco la gomma lacca perché dà quel sentore un po' di antico e di molto molto lucido. Gli strumenti, dopo l'utilizzo con la gomma lacca, e le mani vanno lavate, come nel mio caso, con l'alcol. A questo punto, prima di
chiudere il lavoro prendo una porporina in polvere dorata, voi potete usare anche uno spray o un acrilico dorato, e do qualche tocco di luce così, passando con un pennello grosso su tutta la decorazione. L'oro si attaccherà facilmente perché ancora la gomma lacca non è del tutto asciutta. E la pigna Mille e una notte è pronta per abbellire il nostro albero di Natale. Il tema del Natale di Arte per Tema, quindi pigna e pigna sia, ma l'ho voltato all'Oriente. Mi è piaciuto creare questa pigna in cui la pallina, ragazzi, serve per cominciare i giri del basso e poi piano piano abbandonatela per dare la forma a bulbo. Non verrà regolare, anche la mia, vedete, più bombata da una parte e meno dall'altra. Questo dipende naturalmente dalla diversità delle squamette delle pigne. È un prodotto artigianale, ma è bellissimo. Vorrei farvela vedere da vicino per farvi apprezzare la bellezza. Forse è la decorazione più bella che ho fatto quest'anno. Le bacche di ginepro sono una sciccheria e queste bacche che ho preso, queste bacche ligne che ho preso all'IKEA, ci stanno veramente benissimo. Io ho allungato il nastrino perché questa va sul mio albero e mi va ad occupare una bella zona ampia che rimaneva un po' vuota, invece una decorazione così la riempie enormemente. Ma voi lo sapete quanto vi chiederebbero per una decorazione così? Voi potete farvela quasi gratis e avere un albero lussuosissimo, opulentissimo con pochissimo, perché come vi ho scritto in un post recente, l'opulenza non sta nell'uscire soldoni dal portafoglio e comprare tutto ciò che si vuole. L'opulenza sta nel desiderare qualcosa e avere la fortuna di avere la creatività per farla. E quindi buona creatività a tutti per questo Natale. Riproponete tutte le mie idee sui vostri alberi di Natale e per me sarà un po' come essere in tutte le vostre case per questa bellissima festività che, come sapete, io adoro. Prossimamente la ghirlanda e poi cominciamo con i regali di Natale homemade. Tanti pensierini da poter creare a casa per i nostri cari senza spendere tanti soldi. State con me, se non siete iscritti iscrivetevi cliccando sulla scritta iscriviti e attivate la campanella, tanto è periodo di Natale e ci sta, per essere avvisati ogni qualvolta io pubblico un video nuovo. Bene ragazzi, vi aspetto sui miei altri canali, vi aspetto su tutti i social, ma vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Felice Immacolata a tutti, a voi, alle vostre famiglie, a tutte quelle persone che in questo periodo non se la passano tanto bene perché sono magari tristi o stanno passando un periodo difficile o hanno un periodo semplicemente no. Bene, scrollatevi di dosso i cattivi pensieri, aprite la mente e il cuore alla positività, andate incontro a questo Natale in maniera leggera e tutti i pesi che abbiamo sulle spalle ci sembreranno, sì, è solo un sembrare, ci sembreranno un po' di meno, però anche quel sembrare può alleviare qualcosa. Io sono sempre qui per farvi compagnia. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Felice Immacolata a tutti voi e alle vostre famiglie. Ciao, al prossimo video!